Chiaramente la globalizzazione dei servizi è più veloce ed inarrestabile. La sfida è di riuscire a competere con un'industria nazionale in un mondo che diventa sempre più globale e con delle dimensioni sempre più importanti e per noi quantomeno irraggiungibili. E quindi il vantaggio competitivo di essere a Milano o basati comunque in Italia è quello di stare vicino ai clienti locali per portare loro le soluzioni e le opportunità che i mercati globali oggi stanno offrendo. La nostra esperienza sui prodotti PIR è stata estremamente positiva. Noi eravamo partiti un po' prima del resto dell'industria, per cui alla fine ci siamo trovati estremamente avvantaggiati. Noi nel 2013 al Salone abbiamo portato il tema dell'economia reale. E da lì l'abbiamo sviluppato in termini di organizzazione, strutture, sistemi e competenze. E quindi è chiaro che quando è stato varato il decreto, noi abbiamo potuto capitalizzare su 4 anni di lavoro precedente che avevamo fatto. E infatti abbiamo una quota di mercato molto importante della raccolta PIR. Il nostro fondo, diciamo più focalizzato sulle small cap e le mid cap italiane, ha fatto quasi il 40% nel 2017 e quindi i risultati parlano da soli rispetto alle opportunità, in primis per i clienti e poi sicuramente per il mondo dell'SGR di focalizzarsi su questo mercato. Il Salone è un evento molto importante per confrontarci sui grandi temi dell'industria e per mostrare al largo pubblico quelle che sono i nostri punti di forza e la nostra focalizzazione. Noi abbiamo da un lato una gamma che è da più di 30 anni ormai presente nei portafogli dei clienti locali, dei clienti italiani. Abbiamo due temi a noi molto cari che sviluppiamo, che sono il tema dell'economia reale dei PIR, di cui abbiamo già parlato, e il tema della previdenza complementare, che in realtà è l'altra faccia della medaglia rispetto ai PIR, è il canale di finanziamento privilegiato nel resto del mondo dei temi dell'economia reale. Ecco, qui al Salone noi faremo due tavole rotonde molto importanti su questi due temi. Dal primis, insieme ai partner di IGEA e Harvard Business Review, lavoreremo sui temi dell'eccellenza d'impresa e ragioneremo su come l'accesso al mercato dei capitali creato anche grazie ai PIR rappresenti in realtà un vero e proprio vantaggio competitivo per l'impresa. E dall'altro sui temi della previdenza e su quali sono stati i risultati e quali sono le opportunità, perché effettivamente negli ultimi anni, anche grazie all'andamento dei mercati, la previdenza complementare è stata una win-win situation per tutti gli aderenti.